the same. Ain't no debate. Confused, I'm in some great body. Ed eccoci qua, siamo pronti per vedere il game 3 di questa best of 5. Giuro che è una best of 5, quindi siamo al game 3 e potrebbe essere un po' più precoce di quello che ci aspettavamo, ma PSG Talon, cosa succede? Sono finora stati succubi dei Golden Guardians e del loro playstyle molto più organizzato, molto più efficace, che produce risultati. Invece qualcosa deve cambiare dal lato della PCS, perché altrimenti si chiuderà qui. Sai che cosa succede? Succede che in questo momento i Golden Guardians sono il better team. Succede che in questo momento, proprio andando a sparare sulla Croce Rossa, per quante narrative la PCS si possa portare dietro, a conti fatti, quando si scende sulla landa, la quantità di palmarès che stai registrando in presentazione vale poco in confronto al gioco giocato. E parlando di gioco giocato, i Golden Guardians effettivamente stanno dimostrando di saper giocare un League of Legends pulito, che intanto è una bella sorpresa da vedere da parte del Nord America. Il Nord America è sempre stata, in rapporto alle regioni occidentali, c'è sempre stato il parallelismo LPL Nord America e LCK Europa per quanto riguarda Oriente e Occidente, perché LEC è sempre stata la regione caotica, è sempre stata la regione che puntava poco sul macro, ma è sempre stata una regione con dei grandi nomi altisonanti, la regione del Doublelift, del Bjergsen di turno. Però, voglio dire, a conti fatti, vedere il Nord America presentarsi in questa nuova veste macroscopica, in questa nuova veste di gioco pulito, metodico, noi facciamo l'ABC perché sappiamo farlo bene, non mi sta dispiacendo affatto. Perché capisco che non sia un League of Legends particolarmente spettacolare, quindi magari agli occhi del pubblico le giga fiesta ipermeccaniche con un teamfight ogni 3 secondi sono ovviamente molto più piacevoli da digerire, ma alla fine League of Legends ha come obiettivo distruggere il Nexus avversario, che tu ci arrivi dopo 15 teamfight, che tu ci arrivi dopo un teamfight. Quello che stanno facendo i Golden Guardians per arrivare a quel singolo teamfight è cercare di leggere la draft dei loro avversari e negare categoricamente le condizioni di vittoria del PSG. E finora due game consecutivi l'hanno fatto bene. E in tutto ciò, in due game consecutivi, il PSG non è riuscito a trovare un modo per rispondere a questo playstyle. E mi fa pensare che abbiano solo quel modo di giocare. Ed è un modo che viene fortemente counterato dai Golden Guardians, da come stanno interpretando i pick, da come stanno interpretando anche il playstyle avversario. Cosa che, devo dire, mi piace molto. Come dicevamo prima, dal Nord America solitamente ci si aspetta un League of Legends diverso, un po' più divertente, oserei dire. Ma sì, questa volta non solo è divertente, è anche a livello. Beh, vedremo se la terza draft effettivamente andrà a ricalcare questo livello, perché mentre viene inquadrato uno dei motivi principali della vittoria dei Golden Guardians lungo questo play-in, effettivamente ci ritroviamo con i PSG Blue Side e i Golden Guardians Red Side. La differenza tra il Game 1 e il Game 2 a livello di resa dei PSG è che nel Game 1 i PSG non hanno mai avuto Gold Lead, mai. Nel Game 2 è arrivata almeno nel mid game, quindi almeno il cercare di premere un po' di più gli ha permesso di costruire qualcosa di diverso. Chissà che non vogliono riscrivere tutto. Ad un passo dalla vittoria i Golden Guardians ora devono tirar fuori tutto ciò che hanno, tutto ciò che li caratterizza per essere arrivati fino a questo punto e giocare al meglio delle loro possibilità. Vediamo Licorice che sorride, pronto e a suo agio. All'altro lato, PSG Talon in totale tensione. Anche da loro ci si aspetta che si giochi al meglio delle proprie possibilità, perché questo è il momento in cui o sei dentro o sei fuori. Potremmo avere una serie se PSG vincono questa partita, altrimenti per loro MSI finisce qui. I ban da parte dei Golden Guardians ancora una volta seguono la prescrizione del medico. Rinuncia completamente alla corsia inferiore se sei nei PSG. Appena identificano un campione attraverso il quale Waco può andare a snowballare, rimuovono quel campione. E abbiamo visto comunque tramite Ezreal almeno una lane indipendente che aveva abilitato un po' di rotazioni per Woody. Obbligare Lucian, obbligare quindi uno stile dove effettivamente il supporto è obbligato a giocare la duo lane, alla fine non si è rivelata una carta vincente per loro.
bannata anche Ari dalla selezione per Gori. Ricordiamo, ha giocato questo campione in Game 1, vincendo assolutamente con grandi gameplay. E Kennen sarà ancora una volta una ban prioritario nei confronti di entrambe le parti, perché Azi conosce un ottimo Kennen che appunto ha generato grande preoccupazione, e Licorice dall'altra parte uguale. L'avrebbero lasciato comunque open, sarebbero stati comunque disponibili PSG a giocarci contro apparentemente, ma forse lo volevano piccare. Vedremo quindi che Vi rimarrà il loro pick principale. Questo mi piace molto di più, perché avevamo sottolineato uno dei problemi della draft precedente, e avevamo sottolineato che per quanto i PSG avessero le carte per giocare teamfight, mancavano quei lockdown a bersaglio singolo. Una draft presence del 91,7% da parte di Vi, campione decisamente dominante lungo questo MSI. Vediamo l'over succante per Licorice, che questa volta ci mostra un nuovo pick. Dopo Kennen, dopo Poppy, arriva un pick forse il più aspettato, diciamo, in top lane. L'abbiamo visto spesso, e questa volta lo giocherà proprio il top laner dei Golden Guardians. Questa volta sembra che vogliano forse fare lo stesso gioco di prima, quella Annie che non si sa se va mid, se va support fino alla fine. Arriva alla fine lei, sì. Ci sono i sorrisi, lo scambio di sorrisi tra i due lati della mappa. Annie ancora flessibile, ancora disponibile anche Nautilus. Una piccola nota su Nautilus mid. Nautilus attualmente ha perso 0 partite sulla corsia centrale lungo questo MSI. Tante quante ne ha persa Kennen in corsia superiore, quindi comunque stiamo vedendo un meta che inizia almeno a delinearsi su queste solo lane AP. Non mi dispiacerebbe vedere Gori sul campione, qualora magari i PSG adesso dovessero rimuovere Lissandra, cosa che, sarò sincero, tra Xante e Annie andrei a fare. Anche perché hai già rivelato Jinx e hai Thresh, che capisco abiliti un buon playmaking, però contemporaneamente non è Tahm Kench. Quindi se ti serve tenere al sicuro la tua Jinx, farlo da una Lissandra non sarà semplice. Gori potrebbe addirittura lockarla in prima rotazione. No, tornano su Zeri. Squadra che vince non si cambia, e anche qui i tifosi lo confermano, perché Zeri sarà la selezione di Stixxay per questo secondo game di fila. Potrebbe essere, ricordiamo, il match point dei Golden Guardians, importantissimo. Ricordiamo, chi vince questa best of five passerà alla fase successiva del campionato, meglio del torneo. Chi invece perderà, per loro sarà finito MSI. E passiamo alla seconda fase di ban. Thalia, arrivata da Ubao, che comunque diventa un punto di preoccupazione per i Golden Guardians. Vedremo quale sarà invece il ban di PSG. Bannata Thalia, a maggior ragione andrei a rimuovere Lissandra. Comunque abbiamo visto che Thalia è stata problematica per la gestione delle corsie laterali di Lissandra. Gragas, altro ottimo flex, considerando ecco che i Golden Guardians potrebbero volere quello. Potrebbero volere un flex per permettere appunto al R4 di non rivelare la posizione di quella Annie. Però, oddio, stavo pensando che effettivamente Nautilus può andare anche in giungla adesso. Parentesi, Nautilus giungla è un Nautilus molto più aggressivo di quello che vediamo in corsia. È solitamente un Nautilus carry con mid di notturno, con tanto potenziale da burst. Da river me le aspetto queste cose. Ban di Galio nel frattempo da parte dei GG. Ultimo ban disponibile per i Paris Saint-Germain Talon, che cercano di trovare qualcosa che possa magari scomporre la loro draft. Sarà Poppy. C'è comunque la possibilità che finisca in giungla, quindi non è stata selezionata ancora assieme a o la mid lane o la corsia per il supporto. Vedremo quale sarà la loro opzione, perché invece a IPSG Talon manca mid e top. Adesso arrivando la necessità di rompere qualche flex. Ebbene sì, arriva Maokai, quindi abbiamo la conferma per la giungla. Alla fine per River vuole arrivare comunque quella lockdown sul bersaglio singolo, vuole arrivare comunque tramite il danno magico di un Maokai, ma con un campione che può arrivare a tankare di più da quel ruolo, offrire più frontlining, offrire più spacing ad area, grazie ad una suprema parecchio più ampia di quella di un Nautilus. Non male per adesso come scelta. Vediamo adesso qual è invece l'opzione preferita per punto PSG Talon, che in mid lane selezionano Syndra, ma ricordiamo
dei Golden Guardians, quella Annie non si sa ancora se sarà confermata un'altra volta per Zeri in bot lane oppure potrebbe andare mid lane. Se dovessimo guardare lo storico diremmo che andrebbe in sinergia con Zeri, ma Golden Guardians ce lo faranno sapere a breve. Gnar ha riconfermato per Azzi in corsi superiori in risposta a Xante con Gwen open, tra l'altro, quindi hanno bisogno evidentemente di quella pressione extra. Annie mid, Maokai support, Xin Zhao giungla? Spero fateci di no. Fateci sognare. Spero di no, sinceramente. Al di là di tutto. Anche perché Maokai non ti offre una lane. C'è anche la possibilità di Xante mid, giustamente. Con Annie in corsia inferiore. Alla fine è quello, sì. Panico. Il panico viene generato in questo momento che vediamo Ornn spostarsi nelle caselle dei vari player. La mia confusione arriva a livelli mai visti, perché eccoci qua, Licorice giocherà Ornn top lane e River con Maokai in giungla. Tori ci mostra un nuovo pick, Xante. C'è tanta ciccia davanti a quella Zeri per tenere fermo il team dei PSG. C'è tantissimo peeling, ma soprattutto c'è una cosa che mancava, l'engage long range. Quando stai giocando contro Jinx, hai bisogno di tenere a bada Jinx da una gittata che non permetta a Jinx di autoattaccare nel frattempo, e Ornn è uno dei migliori top laner da giocare contro Jinx. Quindi, da parte dei Golden Guardians, il flex di Xante sulla corsia centrale non solo ti offre il tank mid come meccanismo anti-snowball per una Syndra, quindi va a tenere a bada la corsia centrale e soprattutto il filtraggio della corsia centrale attraverso la mappa dei PSG per abilitare Jinx nei teamfight, ma poi ti va a mettere comunque un buon weak sider per Licorice, che abbiamo già visto essere tranquillo contro il Gnar di Azzi, e contemporaneamente ti offre una risposta a Jinx che non avevi ancora confezionato ad uopo all'interno di questa draft. Quindi non solo un interessante flex, ma una gran bella chiusura di draft da parte dei GG. La voglia di vincere c'è, il tifo anche. Golden Guardians tirano fuori tutte le loro armi per arrivare e rendere questo terzo game l'ultimo della giornata di oggi. Vedremo dall'altro lato se i PSG Talon riusciranno a difendersi almeno per questo game, per provare ad avere un'altra chance in questa best of five, perché ricordiamo, chi vince questa è decisamente in, se invece questa serie verrà persa e la perderà, avrà finito la sua esperienza, però questo periodo in quel di Londra. Signori e signori, noi siamo pronti per darvi questo benvenuto, perché sta per iniziare quello che forse potrebbe essere l'ultimo game. Siamo pronti, sembrano essere pronti almeno 4 quinti dei Golden Guardians. Sì, sì. River molto rinchiuso in meditazione in questo momento, per lui immagino che i sentimenti siano contrastanti. Da un lato ovviamente non penso ti faccia piacere eliminare dal torneo i tuoi vecchi compagni di squadra con cui hai interagito così tanto in passato. Dall'altro lato comunque immagino che dimostrare ai propri avversari di essere meritevole di andare avanti al di fuori di quel team sia una grande motivazione per il giocatore. E in fondo perché? Perché non provarci? Tanto i Golden Guardians si trovano in uno spot tale per cui possono permettersi di provare. È inutile negarlo. E possono anche giocare qualcosa di diverso dal solito, che comunque hai visto può funzionare. Ed eccoci qua, siamo pronti per questo terzo game, match point per i Golden Guardians, che si trovano dal lato rosso della mappa contro PSG Talon, dal lato blu, a difendere con questo ultimo momento, l'ultima chance per arrivare ad una serie. Benvenuti nella landa degli evocatori. Giungi a River, si scambiano un po' di occhietacce e di emote. River qui prende un attimino anche dalla tasca di 113, spam di emote sull'avversario. Se l'avversario risponde all'emote vuol dire che ti sta vedendo, quindi vuol dire che ha un lume in quel cespuglio. È una cosa che in competitivo come Mind Trick si sta vedendo sempre di più. Andiamo a vedere rapidamente tutti i vari setup. Doppia presa dell'immortale. Particolare da parte di Licorice la presa dell'immortale. Mi sarei aspettato contro Gnar libro di incantesimi. Qualcosa di più neutrale per cercare di giocare contro la gittata. Però va bene così. Rimuovono la visione sul fiume. E parliamo un attimino dei vari matchup. Perché comunque stavolta per la prima volta non vediamo Stixey su Scaling versus Waco su Snowball.
Per la prima volta vediamo Waco su un campione in grado di scalare. E finalmente, finalmente cambiano in direzione PSG, cosa che ci auguravamo già dalla partita precedente, ma che arriva solo adesso. River continua a spammare le sue emote e arriva il trade. Sentenza di morte subito ad intercettare Ui, che ora è full stack, pronto a scaricare il primo stordimento, ma livello 1 non sarà ancora possibile perché abbiamo visto essere partito con la E, il suo scudo, quindi vedremo qui, come proseguirà. Qui River ganka bot appena chiuso questo red. L'angolo è molto buono, Waco vede l'atteggiamento assertivo della duo lane dei Golden Guardians, che è in realtà un gran bait, e cerca di rispondere perché vorrebbe posizionare Woody in angolo per impedire alla duo lane dei Golden Guardians di prendere il livello 2 prima di loro. E Giungia si è attardato tantissimo sul quadrante superiore, pulizia totale, mancata la sentenza di morte, adesso c'è il livello 2, ma adesso c'è anche Maokai, come ti dicevo, che gankerà addirittura al 3 dopo aver pulito anche questo campo. Ci sta mettendo un pochettino, ma il livello 3 arriva. C'è un red buff. C'è lo stordimento da parte di Ui. Non ho visto se è iniziato con lo scudo o altro per setappare questa azione. No, infatti, livello 2. Ecco il flash. Intercettati. Stordimento su Woody. Pronto a cercare anche il sapling, ma flash ha la sentenza di morte. Prova ad andare in. Cerca Nola il danno sull'Ada di Carry. E questo è il first blood di Stixey, che mette con le spalle al muro PSG al livello 2. Tre partite, tre volte il primo sangue, tre volte lo zampino della giungla dei Golden Guardians. E Giungia, che adesso deve farsi un bel bagnetto di visione per entrare a fare jungling verticale, comunque si esporrà ad una tempo loss massiccia su questa partita. Primo sangue per Zeri. E arriva tra l'altro con una build, ma ne parliamo dopo della build, perché qui Licorice ruota su Giungia. Licorice ha un piano e Giungia sembra averlo letto, ma forse con una buona percentuale di latenza. Licorice però viene intercettato e Azzi cerca di seguire. Comunque livello 3 è un momento difficilissimo per fightare per entrambe le parti. Chi fa la prima mossa potrebbe avere la meglio. Cori ingaggia su Bao, ma adesso c'è anche Ui. Ui dovrebbe essere stato spottato comunque, quindi Bao gioca con la tranquillità di poter reagire vicino alla struttura, all'ingaggio del supporto avversario. Nel frattempo, la rotazione di Licorice all'interno della propria giungla cosa ha dato ai Golden Guardians? Ha garantito ai Golden Guardians che Giungia prendesse solo il buff dalla giungla avversaria, mentre da parte di River c'è stata la pulizia di tutto il quadrante nemico. River non va a finire la pulizia del topside, perché vede che Giungia non può fare altro che ruotare verso botside, reagisce alla rotazione, si prende largo granchio e copre nel frattempo il ritorno di Yui verso la botlane perché avevano perso visione su Woody. I Golden Guardians stanno giocando così bene a League of Legends, dannazione. Cioè, vorrei poter trasmettere meglio al pubblico, forse, di quanto sto facendo, le emozioni che sto provando nel vedere delle azioni così semplici, ma è davvero un League of Legends così da copione quello che stanno facendo. Stanno leggendo i PSG come un libro aperto. E per quanto sia solo un 1-0, nuovamente, la Gold Lead svetta oltre quelle 400 unità. Bravi, 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 bravi Golden Guardians. Potrebbe essere questo il futuro della prossima LCS? Si spera, però ti dirò, stamattina ho letto delle news al riguardo non felicissime, ma le tratterrò poi per delle analisi più private sull'argomento. Stixey e Ui adesso si accontentano anche di continuare a scambiare sulle ondate, anche perché comunque parlavamo di build, perché stavo iniziando a parlare delle build bot side? Perché Waco era partito con Lama di Doran, build lane centrica per ottenere prio. Il fatto che il primo sangue sia andato a Stixey sullo start di Mietitore gioca doppiamente a favore dei Golden Guardians, perché Stixey adesso chiuderà il Mietitore 30 minion più velocemente di Waco. Questa è una cosa decisamente da non sottovalutare, per quei gold extra che vanno a dare, significa spike alla build, significa danni maggiorati, e quindi andiamo a vedere che cosa succederà. Nel frattempo Gori sta gestendo con una buona quantità di controllo la corsia centrale. Ubau raggiunge ora il livello 6 e gli apre la possibilità ad una full combo anche con potere senza limiti, ma guardiamo gli HP. Nel frattempo però... ecco appunto il trade. Ui sta offrendo buona copertura, ma questo è un bait da parte dei PSG perché vogliono aprire la rotazione del jungler. L'angolo è ottimo per il gank. L'esecuzione non c'è però. Nevermind. Non arriva. What? Non arriva decisamente. Ci sono alcuni ping da parte dei Golden Guardians che chiamano questo primo drago Hextech disponibile nella mappa. Giungi a... bravo!
è abilitato, pronto ad entrare, ma guarda Stixey come riesce a danzare tra tutti i tentativi di schermaglia. Ci riprova, sia centrale questa volta River, va a togliere visione. Drago disponibile, ma ci sono altri piani, guarda Woody dove si pone. Come cercano l'ingaggio con la sferzata, Stixey si porta in avanti dall'altra parte della giungla ed eccolo qui. Waco prende la prima kill su Hui. Finalmente Junji riesce ad imporsi, ha richiesto tempo questo gank, ma l'angolo l'avevamo visto, abbiamo sottolineato quanto fosse buono. River non ha neanche lo smite, quindi questo argogranchio appartiene a Junji. River lascia le motte di TSM, ma qui la tunnel vision è grande da parte sua nel muoversi così pericolosamente attraverso la mid lane. Bao non ha la suprema, però ok, sembra che per adesso non ci sia molto altro da fare. Dicendo, Bao non ha la suprema perché ha disperso le sfere in apertura. Pensavo fosse per un disperdi debole d'aria. All'out, vogliono... va su Gori, cerca ancora la sferzata, ma pochissimi HP Woody. Infatti Gori prende l'uccisione, continuano su Maokai, che Ullala! Di tutta risposta, ma subito anche a cercare un atteggiamento diverso. Bao morto da doppia uccisione a Xante, che è molto contento di essere 2-0 al minuto 7. Tanta roba Ui sugli Initiator, mamma mia. Meraviglioso da parte sua, due uccisioni per la mid lane e questo è Xante che inizia a fare Xante. Xante è molto pericoloso come mid laner perché essendo un mutaforma, la sua R gli permette di trasformarsi da Sion a Camille, anzi Irelia in realtà perché è molto mobile anche. È vero, perché da è sia nella forma tank un importante anti-snowball da giocare contro i maghi, sia nella forma skirmisher un campione in grado di chiudere in fretta le distanze e quindi terrorizzare campioni come Syndra. Se a questo ci aggiunge all'equazione Hui che tira fuori ste robe, è come se non bastasse, la kill sul River è finita nelle tasche di Thresh per via dell'ustione, quindi piove sul bagnato. Bravi Golden Guardians. Ottima esecuzione, stanno prendendo un bel via che... ha anche una tecnica sotto che si va ad aggiungere alla un po' al pizzico di follia che in LCS conosciamo, ma aggiungi questa follia ad una buona dose di tecnica e di League of Legends ben piazzato ed ecco qua i Golden Guardians che non riescono però a prendere il messaggero della landa, lo viene quasi concesso ai PSG Talon per questa prima unità. E nel frattempo Drago Hextech con le braccia conserte lì ad aspettare, ma vediamo che ci sarà un momento anche per lui. Azzi cerca di mettere i danni su Licorice che riesce comunque a riposizionarsi. River però continua ad inseguire la giungla avversaria, deve stare attento in questo momento giunge lui... per il 2v2. C'è molto Tibbers. Buona anche la chiusura con Woody, c'è Tibbers disponibile, infatti potrebbe arrivare in qualsiasi momento, ma c'è prima lo stordimento, arriva Azzi pronto ad aiutare, riesce a prendere la kill su River, che chiamo del dio della forgia, che però non va da nessuna parte. Buona la risposta dei PSG. Bella la rotazione da parte di Azzi, che finalmente sta iniziando a farsi sentire all'interno della partita. Orn si sta muovendo immediatamente invece verso il fulcro dei Jelly sul quadrante superiore per azzerare la presenza di Azzi. Molto forte anche con la presenza di Jinx. Durante i teamfight vai a ridurre la velocità d'attacco di quel campione, fai un gran servizio a Zeri poi nei trade, ma Licorice ha provato l'ingaggio a lunga gittata e non ha funzionato. Questo significa che adesso basso in mana, in fase di corsia contro Gnar, davvero poco a che spartire. Non hai abilità per il wave clear, non hai la suprema per cercare di controbattere, Azzi è vicino alla forma mega, questo sarà uno scomodo reset per la topside e finalmente i PSG iniziano a giocare una mappa più omogenea. Abbiamo la giungla che è molto presente, per entrambi i jungler si mantiene il 100% di kill participation, quindi comunque uno scontro tra Junji e River che inizia a sapere di personale. E i Golden Guardians in questo li vediamo molto più remissivi delle partite precedenti, finalmente sembra che il gioco di mappa dei PSG si sia presentato all'MSI. E in ottica di una serie prolungata questo non può che farci piacere. Andiamo a vedere ora che cosa fanno i due team, perché ora si pone l'attenzione su quel Drago Hextech, primo della partita. Vanno su Jungia che però viene assolutamente zonato, non c'è modo, riesce a prendere comunque la lanterna di Thresh, si mette al sicuro, ma questo non è l'atteggiamento che vorremmo vedere da una Vi in giungla. Si trova necessariamente in difficoltà. Sì, almeno riesce a sopravvivere per raccontare quanto è successo, perdono un po' di brio sul drago, ma non sembra che per adesso lo stato della corsia inferiore permetta a Maokai di collassare immediatamente su quel drago. Orn, almeno in fase di corsia, completa sotto torre il fulcro dei geli, un po' più comodo adesso contestare sotto torre, recupera un po' di mana, ma Azzi in forma mega, bel knock-up da parte di Licorice. Oh, beh, brutta ulti da parte di Azzi. Vabbè,
Nevermind, si chiude qui la top lane. Vanno per il drago e stavolta se lo porteranno a casa tranquillamente perché vai a resettato. E infatti era quello che cercavano con l'aggressione di prima, non darle la possibilità di provare anche solo a pensare di avvicinarsi a quell'obiettivo. Non ce n'erano le premesse, non ne aveva la possibilità. Ed eccoci qua, Giungia che cerca un nuovo scontro con la corsia inferiore. Lori che però potrebbe iniziare a muoversi da un momento all'altro e... Gori alla fine semplicemente viene rispettato, vanno a rimuovere Visione dal fiume. Giungia poteva avere l'angolo per l'ingaggio dalla corsia, ma oddio, avevano anche una discreta visione profonda per scongiurare l'intervento di River e Ui, sapevano non ci fosse il bulbo esplosivo, preferiscono comunque giocarsela al sicuro, anche perché vicino ad un muro contro Zeri. Questo è un 3v3 semplicemente per andare ad evocare il messaggero e accompagnarlo botside. Gran belluncino da parte di Woody che forza il flash difensivo di River. E con l'opera di pulizia della visione di Giungia, anche lui fatica ad ingaggiare. Alla fine la testata arriva. Cannonata di cristallo. Occhio a Ui! Flash in con Tibers, provano a difendersi, cercano l'uncino, ma nel frattempo schianto elettrico con la scatola, cercano di rallentare l'avvenuta dei nemici, ma ancora difficile da resistere a tutto ciò. Il tentativo di fare un dive è fortissimo, la voglia c'è, ma... Si sono già allontanati PSG e Talon, lasciando così la loro torre in solitario. Super Mega Razzo della Morte che Stixxay si tanca con estrema confidence in questa partita, pur di non rischiare di far prendere danni a River. Ma questi sono tutte sono tutte fonti di denaro. Guarda anche qui le placcature, come sono nella loro comfort, GG. Sì, anche perché il danno su River non solo sarebbe stato più preoccupante essendo River più basso in salute, ma avrebbe avuto splash damage sull'ondata di minion, che invece volevi tenere in vita. Quindi Stixxay se ne va a tankare una per il team, si porta a casa 4 placcature contro le 2 placcature portate a casa col messaggero da parte degli avversari, vanificando quindi anche la conquista dell'obiettivo, o almeno pareggiando nell'impatto monetario. 3-3 sul tabellone, gold assolutamente alla pari. Sulla mid lane, Syndra nel frattempo ha preso placcature per sé, ne ha presa solo una in realtà, l'ultima, la seconda tipo... 10 HP rimasti, la regia stava aspettando se o meno si spostasse sulla torre, non ce lo fa sapere. Ma situazione per adesso per i PSG di nuovo tranquilla, perché almeno c'è un gioco cross map. Almeno c'è la possibilità di dire, sto premendo bot, reingaggiate, non è un problema, disingaggiamo e nel frattempo abbiamo i solo laner che stanno pushando. Nel frattempo c'è Gnar che finalmente prende lane agency, nel frattempo c'è Syndra che comunque ha un Liandry per combattere contro Xante. Tra l'altro Liandry più abbiamo visto prima i setup di rune, un setup molto lane centrico per giocare contro tutti gli HP che i GG andranno ad accumulare. Si assicura River la visione sulla zona bassa della mappa. È presente anche Giungia. Iniziano a sentirsi un po' i cori da parte dell'arena a Londra. I due jungler si dovranno confrontare ancora una volta, ma Vai arriva sempre un passo dopo rispetto al posizionamento dei saplings di River e anche della visione. Sempre ad essere rallentati e i Golden Guardians hanno quella marcia in più che li fa giocare d'anticipo ogni volta. Golden Guardians continuano a ruotare attraverso la giungla, ormai la bot lane sembra essersi trasformata a tutti gli effetti in un 3v3, quindi il leitmotiv di come questa partita vuole ancora essere giocata sembra essere stato tracciato. Abbiamo visto un paio di spostamenti verso la topside, ma una volta che si è limitata e circoscritta correttamente la zona attorno al messaggero, comunque il gioco filtra attraverso la dual lane. Cosa che non ci sorprende, è tutta la serie che stiamo vedendo Licorice e Azzi su un'isola e poi... Il resto lo si gioca attraverso Stixxay contro Waco. Stixxay and the gang versus Waco and the gang. Viene portato a casa adesso un altro messaggero, ma questo costa il primo mattone ai PSG, non so quanto ne valga la pena. Gran peccato che questa sentenza di morte abbia trovato la resistenza del kit di Xante, che chiaramente non può essere interrotto nel suo dash, in questo caso indietro, ma... 2-0 Xante mid, cosa può andare meglio di così per Gori, che ci ha mostrato questi campioni, questa versatilità in corsia centrale. Passiamo però a questa bot lane, che è veramente l'elemento forse più preoccupante. Di passare alla bot lane però voglio appunto parlare un attimo anche della mid lane, perché la cosa che è veramente preoccupante secondo me per i PSG è che Gori abbia più farm di Syndra, nonostante abbia roamato di più e nonostante sia un melee contro Syndra. Cioè quello è proprio... molto più impressionante secondo me anche delle due uccisioni, perché le due uccisioni, hai avuto il momento Xante nel teamfight, ci può stare, ma l'outfarm contro Syndra
Quello è proprio mid-diff. Gori che sta giocando veramente bene il campione. E che in chat, penso, di torneo non si possa scrivere, ma nei cuori dei GG forse questo pensiero un po' c'è. Basta un'occhiata. Basta un'occhiata dall'altra parte dello stadio e ti assicuro che non serve scrivere in chat quello che Gori vorrebbe dire a Ubao. Soprattutto perché adesso la fase di corsia è terminata. Drago Chemtech è il secondo drago di questa partita e per ora viene lasciato lì. Anzi, vediamo nella posizione... Ok, ma il chiamo del dio della forgia, c'è anche Ui in posizione con Tibber, se mette i controlli, cerca Giungia, però no, non prova a rispondere al momento. E, signori e signori, it's Cloud, posso finalmente dirlo in questa giornata, il primo Cloud di MSI, siamo stati fortunatissimi finora, eh? Però non potevi schivarli tutti, lo sai benissimo, no, no. Quindi la tua nomea di portatrice delle nuvole si mantiene. Licorice qua risponde bene al dive. In ogni caso, da parte di PSG il gioco di mappa si mantiene buono. Hanno una gold lead importante se consideriamo che arriva in parità di kill e in svantaggio di torri. Comunque stanno giocando bene la 1-2-1, lasciando Waco libero di farmare la mid lane. Stixxay, ancora non avendo completato l'uragano di Runan, non è come nella partita precedente abilitato a sbloccare la 1-2-1 per il suo team immediatamente. Deve chiudere quel Runan. E infatti penso che questo reset da parte sua sia per quello. La partita è veramente strana, perché vedere Zeri in vantaggio di oggetti su Jinx è giustificato anche dall'aver chiuso il mietitore, è giustificato dall'aver preso in solitaria quel primo mattone, ma comunque sono 1000 gold di vantaggio per il tiratore dei Golden Guardians, e adesso giocare 1-2-1 con il proprio tiratore in svantaggio non è comodissimo per il macro. Allora, mi sono distratta perché quando stavo guardando la rana uscire dalla parte di giungla mi è venuto un flashback del Vietnam, ma che in realtà è un flash future, perché qua siamo in... No, i gamma hanno già perso, scusami, questa è la Lega Pacifica. No, infatti, cioè è stato un flashback veramente, perché adesso con il rework di Nico sarà possibile, sarà reale. È vero, è vero. Questo è da pensarci, ma sarà un problema post MSI che per il competitivo si porrà, o forse no. Scopriremo come andrà. Questo MSI, la cosa che me lo sta facendo avere anche così caro, è che è l'ultimo momento del competitivo di League of Legends con Yumi disabilitata. Già. Si sta così bene, ragazzi, si sta così bene senza Yumi. Arriverà poi anche Emilio, ma quello secondo me... Cioè, Emilio è un cool guy, secondo me si adatterà molto bene al meta. È una Nami Plus, fondamentalmente. Ma si sta così bene senza Yumi. E pensare che ogni minuto di questa partita ci avvicina di più al suo ritorno, non sono pronto, Charlie. Sentivamo questa tranquillità, questo buon umore ingiustificato, sì. Questa assenza di peli, diciamo, sì, no, decisamente interessante, soprattutto subito dopo che avevamo coniato con la sinergia con Sivir, il neologismo Siumi, ce lo terremo per i prossimi eventi a venire, ma... PSG Talon, guardiamo la situazione in vantaggio monetario e parità di kill strutturale. Guardiamo però sempre questa priorità che i Golden Guardians danno ai draghi, perché finora li ha sempre premiati e ha dimostrato come loro riescono a rimanere in pari pur prioritizzando gli obiettivi. Non devono rinunciare a qualcosa per avvicinarvisi. La questione che volevo sottolineare sul vantaggio monetario però è che sta crescendo. I PSG di gioco passivo sono passati dalle 1000 unità alle 1500 unità. Quindi comunque finché la partita continua a svolgersi su questo mid game così passivo, con i PSG che prendono piccoli vantaggi, praticamente stanno pullando una Golden Guardians contro i Golden Guardians, e stavolta non lo fanno sotto la necessità di dover snowballare, quindi comunque sai che andrai a scalare nei teamfight attraverso una Jinx. Questa partita sta andando bene per ora per loro. Infatti sono fiduciosa, finalmente una team comp che scala estremamente consolidata. Ok, al solito non hanno tirato fuori pick particolarmente fantasiosi, hanno giocato semplicemente una draft che mira ad essere aggressiva e a scalare, quindi non succede niente se l'early game non fai grandi giochi di prestigio. Gioca secondo le regole, applica il piano e vedrai che tutto andrà bene. E per ora lo stanno facendo, anche se vediamo sempre i Golden Guardians cercare di spingere, no? Di bussare alle porte della giungla dei PSG Talon inserendosi. E a volte non è tanto bussare, decidono proprio di far valere la loro autorità di 2-0 in questa BO5 e entrare lo stesso.
Si gioca con Ligoris ancora inside a pulire le ondate. Gioco molto remissivo da parte dei Golden Guardians. Non avere la struttura sulla corsia superiore non sembra al momento valere ai PSG troppo, perché comunque Ornn è veloce a pulire, ma almeno hai la certezza di avere questa linea verticale a spezzare la mappa in due. Non hai un controllo totale da parte dei Golden Guardians, e questa cosa la stiamo vedendo principalmente dalla minimappa. Perché lo dico? Perché basta concentrarsi sui lumi. Mentre vediamo il quadrante superiore essere cosparso di visione per i Golden Guardians, c'è un'ottima visione difensiva da parte dei PSG, e questo significa che i PSG dovrebbero riuscire a controllare meglio la zona dei draghi, anche perché per adesso Jungia ha anche gli estremi per ingaggiare, ma devono scegliere con tranquillità i loro bersagli. Licoris si presenta, subito proccato lo Shurelia da parte di Woody. L'unica cosa che mi preoccupa di vedere Jungia con una vai così difensiva è il fatto che magari cerca di stare fin troppo conservativo anche quando ci sarebbe il margine per poter essere online, per poter fare la vai play, per cui conosciamo per esempio in Europa Elioia giocare molto in avanti, ma occhio ad Azzi, viene intercettato da Xante, si trova da solo, arginato, li sposta via con lo Gnar, viene ucciso nel frattempo da Jinx e riesce a guadagnare un sacco di tempo Azzi per il proprio team, ma lo shutdown verrà trovato proprio da Gori e il richiamo del dio della forgia non basta, perché nel frattempo i PSG prendono il drago, forza della presa della natura, Gori guarda come fa lo slalom tra gli elementi di PSG e si va con il fight, schianto elettrico per Zeri, cerca di andare in con tutti i danni del caso, provano a metterli loro, ma Gori ancora no way. Stixey prende Ubau, questo potrebbe essere l'inizio di quello che è il gioco dei Golden Guardians. Guarda Wacom, no way. Kill. Arriva anche lo shutdown su Jinx e purtroppo questo è il primo fight da cui i PSG escono rovinati. Tremendo per i PSG, tutte quelle barre degli HP così basse. E pensare che Jinx era a un paio di basic su Gori dal reset, a un paio di basic per tirare giù Stixey. Come hanno gestito l'aggro dei loro avversari i Golden Guardians ha dell'inverosimile, tanto è stata giocata bene, ma lo vediamo dai loro inventari. Che cosa hanno deciso di fare? Budget. Prendi una virtù radiosa su Ornn, vai subito con l'ornamento, hai il livello 14, prendi le catene dell'anatema su Xante e lanciati in mezzo al team nemico. Questa da parte dei Golden Guardians è stata un'altra lettura davvero incredibile, perché l'azione comunque era partita con uno scambio uno per uno. Vedevamo Wii isolato, vedevamo Azzi isolato. Già qui, prima parentesi, è vero che perdere il top laner in cambio del supporto non è il massimo, ma è anche vero che eliminare Annie significa eliminare Tibbers, eliminare tanti controlli d'area. Vanno a perdere il drago i Golden Guardians e tutte le restanti barre degli HP del team dei PSG è intatta. Gori si lancia in all out, quindi già un terzo della salute in meno. Licoris si lancia nel nulla e comunque hanno concentrato tanti dei loro controlli su Bao, che non è il primo a morire, e nel frattempo Waco è stato libero di autoattaccare. Se facciamo una fotografia qui, la partita è dei PSG. Ma poi Stixey, un 1-2 con Licoris e Gori fuori di testa, una posizione, dei click a terra. Wow Golden Guardians! Che livello di gioco! Ci fanno sognare, non c'è niente a fare, di nuovo schianto elettrico, va a prendere Jinx, eliminata dalla composizione, guarda come riesce a sopravvivere Jungia, ancora per poco, double kill su Zeri. Nessuno, allora, se questa partita va come sta andando, nessuna prediction di noi caster ha visto questo arrivare. Golden Guardians sembra che avessero fretta oggi, evidentemente, vanno ad assediare la base avversaria, ricordiamo, match point per loro, questo Nexus significa avanzare alla fase successiva di questo MSI, e Rubao adesso tentativi di difendere, di disperdere i minion avversari, difficilissimo contestare le ondate da Barone Nashor, Azzi ancora una volta un non fattore all'interno di queste partite, e i Golden Guardians che si stanno permettendo il bello e il cattivo tempo una volta vinto quel teamfight. Tra l'altro, Licoris livello 15, già abbiamo i primi ornamenti, abbiamo il parassita innominato su Gori, abbiamo il lume di sangue su Zeri, e questo significa comunque tanti gold in più di statistiche negli inventari dei Golden Guardians. Questo fight, quando ho visto come si stava svolgendo, pensavo onestamente la torre esterna mid fosse già caduta. Follia. Ed è proprio per questo che i Golden Guardians stanno giocando in un modo così sfrontato, senza tenere nemmeno conto dei pericoli, perché loro sanno di poter giocare questa partita. Ed è proprio il playstyle opposto, perché i PSG Talon vedono solo pericoli e da questi sono inibiti, non riescono a giocare
il lume che non intercetta River e non viene individuato, ma riesce comunque ad entrare in direzione, prova la tecnica dello split push e del potenziale backdoor, ma non ci sono le premesse. Chiamata del dio della forgia, compresa della natura, cercano di mandare indietro tutto il team dei PSG Talon, che abbattono la seconda torre, abbattono il secondo inhibitor. Stanno giocando molto bene i Golden Guardians, ma la risposta non è brutta qui da parte dei PSG, anche perché no, avevo visto, ok, vai, no, era solo il level up, avevo visto solo il level up. Azzi dovrebbe prendere l'inibitore. Bellissimo razzo da parte di Jinx, interrotti tutti i recall, appunto è inibitore topside. Scambiare pezzi di base nel momento in cui sei così in negativo di pressione di mappa, sono stato uno split push stupendo da parte di Azzi. Non aveva neanche uno spacca scafo, non aveva neanche un Allbreaker per cercare questo tipo di push. Semplicemente se la sono giocata bene, hanno stallato bene la mappa. La vecchia tecnica del backdoor potrebbe essere l'elemento di salvezza dei PSG Talon di questo game. E a questo punto ora necessariamente i Golden Guardians devono trovarsi a che fare con una situazione che per ora non li ha minimamente toccati, cioè la base aperta. E di fronte a questa situazione si aprono tanti scenari. Due teleport per i PSG Talon, rispettivamente per Ubao e per Azzi, che ha già aperto una prima parte di mappa. Nulla gli vieta di fare lo stesso anche con la bot lane. Il pubblico inizia a scaldarsi nell'arena, iniziamo a sentire le urla. Ovviamente con azioni del genere, con un tabellone del genere, immagino che l'emozione sia tanta. Perché da una partita che sembrava già scritta, da una 5-0-2 che sembrava ormai avere di fronte a sé solo un corridoio, i PSG stanno cercando di tenere in piedi la mappa. Stanno provando a fare il miracolo, c'è poco da fare. Già 2000 gold di distanza in questo momento, ma con delle strutture che parlano un po' diversamente, preso della natura addirittura in orizzontale verso la corsia superiore. Cerca la scatola per allontanare eventuali assedi nemici, ma i Golden Guardians sono interessati solamente ad abbattere quella struttura in modo tale che quella priorità in top lane non si ripresenti. E nel frattempo i PSG devono tener conto di una base che ha dei buchi, perde un po' di acqua e quindi, o meglio, sta entrando un po' di acqua in base. Oh sì, alla fine comunque rispondere non è troppo un problema finché non ci sono le ondate potenziate da Barone, Barone che arriverà tra 40 secondi, Golden Guardians che sono già sul drago per non doversi preoccupare di questo quadrante di mappa, ornamenti ormai arrivati praticamente su chiunque, stavo vedendo, sì, abbiamo anche il canto di guerra di Shurelia, quindi anche lui è stato già potenziato. Quelli sul tabellone sono 2000 gold, ma dobbiamo considerare che ci sono circa 5000 gold di statistiche che sono già state proiettate da Ornn negli inventari dei Golden Guardians. Quindi, a prescindere, per i PSG il teamfight 5 contro 5 non è una condizione di vittoria perché sono troppo in svantaggio sui portafogli, proprio possono essere picchiati col libro di matematica dei loro avversari e quindi devi cercare di utilizzare l'enorme wave clear di Jinx per stallare la mappa. In questo, non un gran fan del danzatore fantasma, non ti offre né la sicurezza di un rapid fire né il danno d'area di un Runan se vuoi stallare, però capisco anche che quel danzatore fosse arrivato come secondo oggetto quando la partita stava andando diversamente. E per il resto appunto devi cercare di approfittare di un Azzi adesso presente sulla mappa. Per quanto però vuoi l'acquisto di resistenze, vuoi l'acquisto non di uno spaccascafo, sembra che l'intenzione di Azzi sia invece quella di switchare sui flanking. Vediamo ora come farà valere quindi queste resistenze extra che si sta buildando. Golden Guardians che prioritizzano il Baron, giustamente dopo aver preso in tranquillità questo drago. Già meno di 6000 HP, scendiamo sotto i 5000 in questo momento. Vediamo ora come Giungia cerca di fare il miracolo, ma Stixey va diretto in 1v1, subito sul jungler avversario, non hanno la possibilità di rispondere. All out per Gori che cerca ancora di fare la solo bolo, ucciso però dal potere senza limiti di Ubao. Cercano subito il colpo di Reni, Azzi prova ad essere presente, a tankarsi il tankabile, ma in forma mega ormai diciamo che i danni non ci sono da parte sua, ma guarda Woody ormai sotto le fauci di questo albero imbestialito che gli dà la tranquillità ai Golden Guardians di poter tornare a fare il Baron come se nulla fosse. Cioè, solo non ce l'avrà Gori, ma insomma ce ne si fa una ragione, ce ne sono altre 4 di elementi per i GG a poterlo portare.
Barbalbero ha finalmente preso la sua decisione. I Trent scenderanno in guerra. E River si porta a casa la seconda uccisione. C'è il vantaggio della giungla. C'è anche già copertura per l'eventuale razzo. C'è il barone che viene portato a casa da parte dei Golden Guardians. E in tutto questo c'è comunque Azzi che sta ancora prendendo le strutture. Ma il problema è che, l'abbiamo detto prima, ai PSG serviva cercare la pressione del barone per fare breccia veramente nell'apertura di Azzi. E purtroppo con il barone adesso in tasca ai Golden Guardians è troppo facile per loro ribilanciare la mappa. In tutto questo comunque 6-0-2 Stixey, e purtroppo gli istinti di Jun Jia non sono stati dei migliori. È andato troppo in profondità e questo significa jungler morto quando c'è un barone da contestare. L'angolo di ingaggio è stato veramente strano per i PSG, perché immagino che la comunicazione sotto lo stress di una serie così rischiosa stia iniziando ad assottigliarsi. Soprattutto se iniziamo anche a guardare le risorse strutturali, monetarie, dal punto di vista degli obiettivi. Guardiamo anche la goal difference, quel grafico che è arrivato in questo momento. C'è stato un buono spot per i PSG tra il minuto 12 e il minuto 23, però adesso le cose stanno un po' andando diversamente e quel countdown per il drago non è nemmeno più nell'occhio dell'osservatorio dei Golden Guardians, perché no, infatti c'è la base aperta e ci sono due entrate su tre aperte, e ora si tratterà solamente di abbattere questi inhibitor. E infatti vediamo i PSG a cercare di tenere quella top lane, che è la loro unica via d'accesso per un eventuale comeback folle, straziante, tentato. Ma questi Golden Guardians cosa stanno facendo? Gori, per fortuna dei PSG, non ha un mitico da fulgore. Ha il Jakshō, quindi per lui non si tratta di danni bonus con un guanto del gelo, e questo significa che comunque se lasci Gori in split la presa dell'inibitore sarà lenta, ma l'assedio è topside e questo è molto più difficile da gestire. Potremmo stare per assistere all'assedio finale, vanno tutti su Gori in questo momento, che trova anche l'uccisione da parte di Ubau. Perfetto, occhio, occhio, arriva Kibbers, presa dalla natura, tutto questo va subito sullo shutdown, su Waco, e la double kill con Vudi potrebbe essere l'inizio della fine, e confermato adesso con la morte di Jun Jia per la tripla, potrebbe arrivare con la quadra, la stasi di Azzi fa prendere tempo per qualche miracolo, la quadra kill di Stixey dà la possibilità ai Golden Guardians di mettere fine a questa partita. Nessun cooldown permette a nessuno dei PSG Talon di tornare in partita. Siamo di fronte ad un 3-0 da parte del Nord America, incontestato anche dalla PCS. E signori e signori, Golden Guardians passano alla fase successiva. Non si siedono più sulle spalle dei giganti, iniziano a fare loro i giganti. Ok, ok GG, 3-0. Però non riesco a nasconderlo, sono emozionato per questo Nord America. È stata una bellissima performance oggi, un display di un gran bel League of Legends, un team che molti si stavano quasi chiedendo che cosa ci stesse facendo a questa competizione. Vabbè, c'è da dire che l'ultima volta che ci stavamo chiedendo che cosa un team facesse ad una competizione internazionale, quel team poi l'ha vinta, quella competizione internazionale. Già. Non immagino che sia questo il caso dei Golden Guardians, però almeno che splendida, splendida performance da parte del Nord America in debutto lungo la fase di play-in. Nessuna sorpresa alla fine all'interno dei play-in, sono le tre regioni maggiori a passare alla fase successiva, LPL, LEC e LCS, i secondi seed avanzano. Il che purtroppo getta una tetra ombra su quello che è il distacco attualmente tra le regioni maggiori e quelle minori, però comunque la cosa che è stata veramente impressionante è quanto cocente è stata ogni singola vittoria di queste regioni maggiori. L'unica regione maggiore che ha perso un game l'ha fatto contro un'altra regione maggiore all'interno di questo play-in. Questa vittoria significa così tanto per i Golden Guardians. Il team che non doveva nemmeno arrivarci ad MSI. Il team che tanto è arrivato nella fase di play-in, che tanto avrebbe trovato pane per i loro denti da provare anche momenti di difficoltà. Soprattutto momenti di difficoltà, vero? LCS? Ed eccoci qua. Secondo me non se lo aspettavano neanche loro un 3-0. Sono molto curioso di sentire che cosa avranno da dirci in intervista, perché comunque da parte dei PSG questo backstage non penso sia colmo di buon umore.
almeno hanno tanto da imparare, ai miei occhi. Perché comunque, a differenza di altre regioni che sono state semplicemente cacciate a calci da questa competizione, per il PSG c'è stata la possibilità di capire dove stavano i loro limiti. Hanno avuto delle buone vittorie, hanno avuto anche delle pesanti sconfitte. Devono semplicemente capire di... devono cercare di identificare la via di mezzo tra queste due. E arriva adesso l'ultimo saluto al pubblico dell'Arena di Londra. Tirano il capo, ma sanno che comunque per loro è stata, tra le regioni minori, la miglior performance. Quindi comunque la PCS, che si continua a confermare la quinta regione competitiva, come è stato per tanto tempo sull'internazionale. Licoris, felicissimo. Quello è proprio un sorriso di felicità genuina. Bello vederli così di buon umore, ma se lo sono meritato. Incredibile vedere come il team nato poco tempo fa, perché ricordiamo è un team piuttosto recente, quello dei Golden Guardians, arriva dopo pochi anni di attività con un roster solido, un roster che arriva in MSI e che adesso inizia ad entrare nella tana dei giganti, dove ci sono i T1, dove ci sono Mad Lions, dove ci sono i primi seed, i JD. Arriviamo a giocare con i grandi e vediamo cosa ci raccontano il loro rappresentante a questo punto, come ci si sente in questo momento, perché tutto contro le aspettative, tutto contro i pronostici, anche chi non credeva in loro non può far altro che crederci. Assolutamente. Adesso ci si sta preparando all'intervista, stiamo vedendo la terza croma di Space Group Frankie, che sta iniziando ad approcciarsi a quello che sembra essere Stixey. Stixey, tra l'altro, è uno di quei giocatori che uno quando va a vedere la sua carriera, quando va a vedere il suo palmarès, dici: oh, ma è davvero da così tanto tempo che sta facendo queste cose? Stixey, ricordiamo, è entrato nei CLG del 2016, raggiunse la finale dell'MSI con la formazione e quella è stata per lui un momento molto alto di una carriera che invece ha avuto tanti alti e tanti bassi. È stata una carriera che per lui è dovuto passare anche attraverso i circuiti minori all'interno del Nord America, per poi adesso riprendersi all'interno di una formazione di Golden Guardians dove anche Stixey sta dando il suo grande contributo al successo. Golden Guardians, al di là di quelle che poi saranno le sue parole, mi danno anche questo come vibe molto positiva. Ed eccoci qui, siamo pronti. Questa leggenda non è stata ad un torneo internazionale dal 2016. Com'è per te essere tornato su uno stage internazionale dopo tutto questo tempo e aver provato il tuo valore in questo modo? Grazie, grazie a tutti, è incredibile. L'arena esplode per Stixey. Non sei popolare solo in America. Immagino di no a questo punto. Quando non vai così tanto, per così tanto tempo sullo stage internazionale, la sensazione è che non ci tornerai mai più, ed essere finalmente tornato è incredibile. Quali erano anche le aspettative, essendo trattandosi di voi per il secondo seed della LCS? Avevi così tanta pressione individuale su di te? Sinceramente non sono così tanto nervoso. Ci sono stati periodi in cui ero molto più nervoso e quei periodi per fortuna me li sono lasciati alle spalle. Alla fine, prima dell'esplosione del Nexus, stavi andando per la pentakill? Sì, ci ho provato ovviamente. Sono stato molto vicino ad un paio di pentakill finora. Quindi sto continuando a provare a portarmene una a casa. Ma non è andata bene. Abbiamo altre 2 settimane qui all'MSI, quindi c'è tempo. Che cosa stavate dicendo in quel momento? Tutti stavano urlando: vieni qui, prendi la penta. Ma alla fine non l'ho presa. Parliamo delle draft. È sembrato che le vostre draft fossero perfette come un orologio svizzero. Parlaci del vostro approccio ai PSG. Abbiamo giocato un sacco contro i PSG in scrim, quindi sapevamo che la loro forza fosse principalmente attraverso la bot lane. Sappiamo che sono forti come giocatori proprio, quindi abbiamo cercato di giocare attorno a quello.
È ufficiale adesso, Londra, non sono più gli underdog. Come ti senti riguardo agli avversari invece che adesso andrai ad affrontare? Sono molto emozionato all'idea di vedere il group draw, perché potremmo capitare contro T1, JDG. E sono team che hanno giocato al miglior livello possibile per anni e abbiamo imparato tanto da loro. Beh, il draw show sta per iniziare. Quindi avrei la possibilità di vederlo dal backstage o magari in mezzo al pubblico direttamente. A breve scoprirete contro chi sarete. Per adesso, congratulazioni. Goditi Londra, ma non troppo perché a breve dovete tornare a giocare. Stake 6, signore e signori. Ed esultano da Londra, esultano molto felici, anche se ad un passo dalla Penta, Stixey, molto contento. Non possiamo più chiamarli underdogs, però. Io non ho mai neanche iniziato a questo torneo. Te l'ho detto, chiunque, anche in live o sui miei canali privati, mi avesse chiesto, secondo me chi passerà, non ho mai avuto dubbi sul fatto che sarebbero state le tre regioni maggiori. Si tende spesso a sottovalutare il Nord America agli eventi internazionali, ma ai miei occhi il Nord America è sempre stato stabilmente la miglior quarta regione competitiva. Nella recente memoria di League of Legends, voglio dire, la PCS un mondiale se l'è vinto in Season 2, quindi ovviamente non andiamo a scavare troppo nel passato per calcolare il power budget di queste regioni, però ancora una volta la conferma c'è. Questo Nord America sta performando a questi mondiali e con Gori che si porta dietro il memento dei FlyQuest mentre si porta a casa le due uccisioni, il suo xante momento, anche molto cinematografico in questo replay. Xante è un campione. Xante è di tutti i campioni di League of Legends indubbiamente uno di quelli. Anche perché ha provato in più modi a dimostrarci il fatto che non fosse solamente un fatto fortuito che fosse effettivamente così forte, così in avanti. Quando prendi l'iniziativa e sai che ci puoi morire, perché c'era stato questo problema dall'altra parte quando era stato giocato Xante in top lane contro il Kennen di Licorice, questa cosa si era vista. Puoi giocare un campione forte, ma se non è nello spot giusto, nel modo giusto, comunque non fa il miracolo. Ed eccoci qua, perché a questo punto ci dobbiamo domandare, sono forti i campioni come Zeri, come Xante? Oppure effettivamente c'è così tanto studio e preparazione sotto che stanno semplicemente a abilitarli bene? Te l'ho detto, qui secondo me c'è stata da parte dei Golden Guardians una preparazione anti-PSG semplicemente perfetta. E le parole di Stixey alla fine ce l'hanno anche confermato. Dicono di aver giocato tanto contro di loro in scrim e dicono di aver identificato bene le loro condizioni di vittoria. Non potrei essere più d'accordo di così. Alla fine ogni draft sembrava voler tenere a bada i punti di vittoria della squadra, le condizioni di vittoria della squadra avversaria. Abbiamo avuto nelle prime draft dei target ban sulla corsia inferiore per limitare il potere di Waco, abbiamo visto sempre dei counter pick dedicati alla mid lane, abbiamo sempre visto una pressione topside che potevi tranquillamente controbilanciare poi col gioco di mappa. E anche in questa terza partita, Lorne weak side, stai giocando Gnar strong side, Licorice ti ha già dimostrato nella partita precedente che non gliene frega niente. Vinci pure la lane, vai, prenditi l'inibitore in top. Nel frattempo noi siamo impegnati a vincere la partita. E Waco, nel fight finale, preso il primo reset, sembrava davvero stesse riuscendo a trovare la cruna del lago, ma alla fine Stixey ha avuto un altro momento dei suoi e questa era una Zeri che aveva troppo vantaggio. E che soprattutto, a differenza di Jinx, aveva un frammento di infinito. Questa un'altra nota che vorrò aprire magari in separata sede, ma build discutibili, positioning discutibili, Golden Guardians hanno semplicemente giocato meglio dei loro avversari. Senza alcun dubbio. Penso che quella che poteva essere una BO5, essere stata un unofficial BO3 quasi, lo ha dimostrato. Perché non è solo una questione di game, perché un game può andare male, due game possono andare male, ma nel momento in cui anche il terzo va male, non è più una questione di coincidenze, di pick, di draft, di side, eccetera. Semplicemente, i Golden Guardians, allo stato attuale, sono un team che gioca a League of Legends meglio dei PSG Talon. Li hanno letti e soprattutto questo game, questa strategia veloce da parte del team LCS countera totalmente la pacatezza invece
di quello dei PSG Talon, che non c'è tempo, che non ha tempo per poter cucinare tutto ciò che speravano. E adesso con appunto i nostri colleghi a Londra stiamo per vedere la fase in cui vengono sorteggiati i gruppi per i gruppi ufficiali. Ebbene sì, Odoamne e Frankie sono già in posizione, sarà il nostro Odoamne a fare le estrazioni per la fase successiva e quindi andiamo anche a dare un'infarinatura sul regolamento di questo group draw. I team sono divisi in tre pool. Nel primo pool ci sono i primi seed di LPL del CK, nel secondo pool ci sono i primi seed di LCS ed LEC, nel terzo pool ci sono tutti i secondi seed. Come funziona il drawing? I team del primo pool non possono finire dallo stesso lato del bracket. Questo significa che già abbiamo una regola molto importante, dove due dei team più importanti, JDG e Gen.G, non potranno essere dallo stesso lato del bracket. Mentre viene decorata anche la scena con quelli che sono stati i sempre pacati danni di Zeri, ma questo ne abbiamo già parlato a sufficienza durante la partita. E appunto, quindi JDG e Gen.G non possono finire dallo stesso lato. Team della stessa regione non possono incontrarsi al primo round. Quindi qualora G2 e Mad Lions dovessero essere draftati, c'è lo slide del draft e quindi non ci sarà lo scontro fratricida al primo round tra queste regioni. Anche perché adesso, lo sappiamo per certo, sono passati i primi e i secondi seed di ogni regione. Questo che cosa significa? Che nonostante la distribuzione dei gruppi sia piuttosto, dei tier, scusate, sia piuttosto strana, perché vedere i T1 di pool più bassa rispetto ai Cloud9, in realtà non è una distribuzione basata sui livelli di forza di queste squadre. È una distribuzione che da regolamento ci assicura di avere lo scontro più abbondante tra le varie regioni. È una distribuzione fatta in modo per evitare che si vada a creare una situazione come abbiamo visto ad esempio il mondiale che era diventato il winter split dell'OGN per la Corea. Quindi devo ammettere che nonostante questi gruppi a vederli possano sembrare strani, il regolamento invece ci vuole offrire la competizione più variopinta possibile, perché adesso si entra in BO5 e si entra in Double Elimination. E a proposito di competizione variopinta, ti dirò, se tutta questa varietà ci offre scoperte come quelle che abbiamo visto oggi, ben venga. Abbiamo bisogno di uscire dagli schemi, di cercare di trovare nuove scoperte dai team che meno ci saremmo aspettati. E potrebbe essere oggi il team da LCS, potrebbe essere domani, chi lo sa, un team da LEC. Perché ricordiamoci, sempre dai giganti asiatici ci si aspetta così tanto un'interpretazione di gioco, una visione che va anche oltre, no? Quello che si è abituati a vedere, a conoscere. Ma chi lo sa che con questi nuovi sorteggi, che con questa varietà all'interno della fase di gruppi non ci sarà qualche grande piccola sorpresa. Scopriremo infatti che cosa verrà estratto, manca sempre meno e è questione di momenti. Come già detto appunto li vediamo già in posizione e per quanto effettivamente si discute tanto di quanto questo group draw voglia dare degli scenari variopinti, bisogna sempre considerare che potremmo avere come primo match JDG contro T1 e questo già sarebbe alquanto divertente da tanti punti di vista. JDG, ricordiamo per chi non avesse seguito l'LPL, sono al momento agli occhi di tantissimi, uno dei super team più preoccupanti della scena competitiva. Molto curioso di vedere lo stato attuale dei Cloud9 sull'internazionale, perché comunque come primo seed hanno dimostrato di poter ancora essere l'organizzazione nordamericana più performante sull'internazionale. E adesso che abbiamo anche confermati i secondi seed delle regioni maggiori in Tier 3, abbiamo anche comunque uno scontro che si sta giocando solo tra regioni maggiori. Abbiamo due team per regione, abbiamo otto team, abbiamo quattro regioni maggiori. E signori, Odoamne e Frankie sono in posizione, questo significa che si sta per iniziare. For the play in Soja MSI 2023, and that means it's time to decide the bracket for the main event.
Now, with me is a very handsome, very talented assistant. He is none other than NEC legend, XL top laner Oduwamne. Oduwamne, what have you thought of the team's performances this week? Business as usual. G2 showing up, BB playing great, everyone crushing it. GG, great surprise. They've been absolutely smashing it. I think they only dropped maybe, if I'm not mistaken, only one game this whole play-in so far. They took a game off BLG as well. Yeah, I think it was that one. But other than that, they've been great. I think all the teams that we expected to make it out of the play-in stage made it out. So it's going to be an exciting main event. Yeah, it really is. But who is going to be playing who next week? That's what we want to know, and that's what we're going to find out today, because the bracket stage of the tournament consists of an 8-team double elimination bracket, and they're going to be playing best of fives. It's getting very seriously indeed here in London. And the teams are going to be drawn from three tiers. So tier one is the top seeds from the LCK and LPL. Tier 2 is the top seeds from the LEC and LCS. And Tier 3 is the second seed from the LCK, as well as the three teams that qualify from this week's play-in stage. Now, all Tier 1 and Tier 2 teams will be matched against Tier 3 teams in the first round, but there can be no same region matches in round 1 of the upper bracket. The two teams from Tier 1 will be placed on opposite sides of the bracket, so we could have a very exciting grand final. That's all the housekeeping done there, Oduwamne. You understanding the rules? I only have to draw these, you know. I don't do anything else. Pretty much, yes. But it's the most important job of the day. Wouldn't you agree, London? Yes. So, Oduwamne, would you please do the honors and start by randomly selecting a team from Tier 1 for me, please? I would love it. Okay. It is the LCK's Gen G. Oduwamne, we're ready for the second tier one envelope. Well, this one's obvious, so no surprise to anyone. It is the LPL's JDG. Good work so far. Yeah, I mean, it wasn't hard so far. I just have six more and I don't need to, I should have messed it up, you know. Yeah, it's like you've been practicing this. Oh. You were made for this. Yeah, I'm new talent, yeah. Very talented indeed. Let's move on to the Tier 2 teams who will be assigned to the remaining open matches in the bracket. So, Oduwamne, you may draw. It's like you knew. LEC Mad Lions. And you may take the next Tier 2 envelope. Whoa! From the LCS, it's Cloud9! Now things are going to get really interesting. We're going to draw the Tier 3 teams to compete with our first round matchups. Now remember, no team can face another team from their region in the first round of the bracket. So if we do happen to have that regional matchup, that will be an invalid draw and that team will be moved to the next available matchup. Oduwamne, are you ready? Yeah, let's get this going with. Okay then, four to choose from. We're ready for the next envelope. LCK T1! They will be playing Mad Lions. Odo, two more envelopes. This decides it. They
cannot play Cloud9. That means they will be facing JDG from the LPL. And the final card, please, Odoamne. Cloud9 will be facing Bilibili Gaming from the LPL. This is going to be an incredibly spicy first round, but Odoamne, why did you have to do that to Europe? Yeah, I kind of choked it. I'm not happy with my performance this time. You seem to enjoy the performance quite a lot. looking at the 18s though, who's the best top laner? Who do you want to learn some things from? I mean, Bin has been trash talking a lot, saying that BLG is going to win and that he wants to face Zeus and show everyone that he's the best, but no one has anything on my boys, BB and Chasey, so they're the two best top laners at this tournament. LEC through and through. Euphoria. I'm not going to sing it. Neither am I. But check out the Euphoria and the Dive Euphoria podcast this week if you do want to hear a stunning rendition of that song. Right now, though, I have to thank you, Odoamne. You've been absolutely fantastic on stage. Yeah, it's been my pleasure to be at MSI. I always said I would make it to MSI, and here I am. You represented. Now, the bracket stage kicks off on Tuesday, May 9th at 1 p.m. local time. So do not miss it. And if you'd like to find out further information on the schedule, that will be appearing at lolesports.com. Odo, thank you very much. We will see you in the LEC Summer Split. But right now, that is all for The Draw Show. Grazie Odoamne. Campione. Well played. Proprio... well played. Best sorteggio ever, Kerry, mi dicono. Da Dio, Europa fortissima. Guardiamo questa valle di là. Mi sudano gli occhi, Kerry. Mi sudano gli occhi. E devo ammettere che è un draw veramente pesante. È un draw veramente, veramente pesante perché mi dispiace pensare a quanto in fretta la Corea dovrà finire in lower bracket. Estratti a tradimento da Odo, entrambi team coreani contro i rappresentanti dell'LEC, qui mi dispiace veramente. Mi dispiace perché mi sarei aspettato per l'LCK un MSI un po' più lungo, e invece. Allora, Golden Guardians, devo ammettere che dopo tutti i complimenti che gli abbiamo fatto, la maledizione di vederli contro i JDG come primo round, devo ammettere che... ce la dovevamo aspettare. Tra l'altro, una nota anche importante. Sono stati draftati i round, ma non è stato draftato l'ordine dei round, che invece verrà confermato entro la fine della giornata odierna e sul quale potrete tenervi aggiornati direttamente sui social di PG Esports o sui social di LoL Esports. Quindi non è detto che le partite vengano giocate nell'ordine in cui le stiamo vedendo adesso, sappiamo semplicemente che questi sono i due lati del bracket. Abbiamo quindi uno scontro tra Europa e Corea nella parte alta del bracket, abbiamo uno scontro tra Nord America e Cina nella parte bassa. Il che fa sorridere perché abbiamo parlato dello stile di queste regioni, abbiamo definito il parallelismo tra LPL ed LCS, tra LCK ed LEC, e adesso vedere questi due lati del bracket andarsi a definire in questo modo è tematicamente una situazione veramente particolare da vedere. Però, appunto, vi ricordiamo che almeno su queste BO5 ci sarà la possibilità di redenzione. Ecco, su questo è l'upper bracket. Questo non significa che sconfitti qui si viene eliminati, questo non significa di essere in uno scenario di eliminazione diretta. Verosimilmente quindi avremmo dei rappresentanti dell'Occidente che dovranno cercare di tenere la testa molto alta, ma sarò sincero con te, non sarà facile contro i titani che andranno ad affrontare. Per quanto riguarda anche il peggior seed che abbiamo visto su quelli già qualificati all'interno del group stage, voglio dire, il peggior seed erano i T1 all'interno di questo scenario internazionale, non di certo un team da sottovalutare.
E te l'ho detto, ne avevamo già parlato anche sui social, vedo che sei già vestita a tema T1 con il choker nero e rosso, però capisco che sullo scenario internazionale ci si possa aspettare un desiderio di rivalsa da parte di questa squadra. Abbiamo tanti, tanti cuori in questo MSI, perché si può tifare per chi gioca meglio, si può tifare per l'IRL che preferiamo, o meglio, più che IRL, per Lega Maggiore in questo caso, ma sembrano un po' come degli IRL, sono piccoli, poi li vedi crescere, sono subito in MSI, sono molto carini, ma qua si parla di un preludio dei Worlds, si parla di un preludio dei Mondiali, le squadre che oggi sono le più forti, potrebbe essere che nel prossimo split, in quello che qualifica per la competizione finale di quest'anno, potrebbero non essere gli stessi, ma è qui che ci si prova, che si capisce quali sono gli indici di misura. Abbiamo avuto delle grandi sorprese come i Golden Guardians, abbiamo avuto delle rivelazioni, abbiamo avuto chi è entrato anche per il rotto della cuffia, come appunto avevamo visto per i Mad Lions in LEC in questo Spring Split. E adesso c'è la resa dei conti. Odoamne ha un po' giocato anche la sua, evidentemente non gli piace più tanto l'Europa, visto i sorteggi che ci sono stati in questo momento, ma a giudicare dalle sue espressioni nel momento in cui stava aprendo la busta, eravamo tipo tutti quanti così, che cosa sta succedendo? Ed è partito subito il maestro Domenico Bini, quando poi è uscito tutto questo... Sarò sincero, comunque mi aspetto delle serie entusiasmanti, perché comunque il livello generale che stiamo vedendo, anche in uscita dal play-in, secondo me è buono. E vorrei sottolineare anche, secondo me, come per i G2 attraversare, ecco, volendo dare appunto anche speranze magari all'Europa, per i G2 secondo me attraversare il play-in è stato fondamentale. I G2 sono usciti abbastanza arrugginiti dai playoff dell'LEC e avere la possibilità di fare il riscaldamento attraverso il play-in, testare il meta, testare i propri limiti su quelle che sono delle nuove impostazioni creative di draft, fa loro un gran bene. Tu prima parlavi anche di rapporto tra le leghe maggiori, tra lo scenario internazionale delle leghe maggiori e le IRL, e anche su quello c'è da aprire un grosso capitolo, perché comunque stiamo parlando di due rappresentanti europei che entrambi presentano in giungla degli ex campioni all'interno dell'IMEA Masters. Stiamo parlando di nuovi talenti predominanti su praticamente ogni squadra. Abbiamo Elk, abbiamo Paze e abbiamo quindi due rookie sulla corsia inferiore che vogliono far sentire la loro voce, la loro forza contro quelli che sono invece dei grandi classici nei temi invece di giocatori come Ruler, come Knight. La mid lane fa paura a questo torneo. Voglio dire, Chovy, Ruler, Knight, Knight, Faker, e pensare appunto Caps che dovrà cercare di farsi strada tra questi titani per performare dalla mid lane non è facile, ma anche lì abbiamo un nuovo Caps, abbiamo il Caps supportivo, abbiamo il Caps maestro Splinter di questi G2, non più il Caps che deve per forza essere nel trattore centrale. Sarà una bella fase di BO5. A prescindere, perché comunque poi con il lower bracket avremo anche la possibilità di vedere degli scontri traversi per l'eliminazione subito dopo. Quindi le speranze sono alte, non troppo alte per l'Occidente, ma quello a prescindere nei tornei internazionali, ma almeno speriamo in tanto spettacolo. E su questo lo speriamo sempre, anche perché ci sono stati diversi momenti in cui, anche quando l'Europa non sembrava essere in un buono spot, quello spot è arrivato e per Super Flip siamo arrivati dove nemmeno noi pensavamo di poter arrivare. Ed è per questo che questi sorteggi, per quanto apparentemente sfavorevoli in base alle proprie tifoserie ovviamente, saranno sicuramente delle best of five da guardare per imparare tantissimo e soprattutto per vedere chi riuscirà ad avere la meglio e rimanere in upper bracket oppure andare in lower, perché per fortuna non è ancora eliminatoria. Quindi noi con attesa aspettiamo la prossima settimana per vedere di far iniziare questo MSI nel suo core più interessante. Signore e signori, noi vi ringraziamo per essere stati con noi ed aver visto e commentato le partite di oggi. E questa Best of 5 accelerata è stata più veloce di quello che ci aspettavamo, ma ci ha regalato tantissime emozioni. Da Charlie e Karen per questa giornata è tutto, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.